dopo la neve, il fieno, la pietra, mancava solo il legno forse, e quindi è nata l'idea di Wooden Art. Era un'idea che covavamo da tempo, anche parlando proprio con Vania Cosini, e pensavamo a qualcosa che potesse avvicinare ancora di più il paese all'arte. Il legno sicuramente, con la sua forza, la sua potenza, il suo profumo, è sicuramente l'elemento che mancava. Credo che la prima edizione di Wooden Art, che spero possa continuare, racchiude in sé tutto questo, cioè un'arte che diventa popolare perché la porti in mezzo alla gente, ma resta con i suoi valori concettuali perché gli artisti sono artisti veri, soprattutto in alcune espressioni e in alcune opere riescono a coniugare popolarità ma anche tendenza dell'arte, che è quello che io credo sia la forza per poter continuare e fare manifestazioni che possano vivere autonomamente e guardate dal mondo. Allora, io sono Tiziano Di Giusto, vengo dal Friuli, provincia di Udine. Nella mia vita faccio l'artigiano, faccio pavimentazioni in porfido, però la mia passione è il legno. È da poco che scolpisco, perché nel 2009 ho cominciato a prendere mano alle sgorbie. Sono per la prima volta qua a Livigno, mi piace tantissimo, una vallata bella, un'ospitalità e cucina ottima. Che dire, ho fatto questa scultura. Avevo questo larice meraviglioso, anche se ostico, perché con tanti nodi, con tanta nervatura, però ho voluto sfruttarla al massimo. Ho immaginato questo scivolo magico nel bosco, perché all'interno del bosco ci sono tante leggende che sono raffigurate da molto tempo. Questo mi collega con l'arice, che è un legno che è molto duro e dura nel tempo. Ho fatto questo scivolo dove ci sono folletti, animali e funghi che si divertono a scivolare dentro questo mio tronco che ho fatto. Pier Romano di Belluno, autodidatta, appassionato del legno, passione per il legno, appassionato di Livigno, innamorato più che appassionato di Livigno. Ho fatto diversi lavori qua attorno e spero di farne ancora tanti. Cosa dire? Questo lavoro lo dedico a una ragazza non di Livigno, però che è innamorata di Livigno, si è estasiata di Livigno. Sta guardando in alto, ha visto Livigno, ha visto i posti di Livigno, i boschi, e gli arici in cui lei si vuole mettere e si vuole radicare nell'arici di Livigno, che sono bellissimi. Estasiata, sta sentendo anche i profumi di Livigno, perché i profumi di Livigno sono particolari, anche se magari qualcuno può dar fastidio all'odore delle stalle, delle mucche, ma è un profumo di campagna, di vita. Il profumo del fieno appena tagliato, il profumo dell'aria, della neve, della pioggia quando sta arrivando, sono sensazioni che stiamo perdendo tutti. We'll be right back.
Ciao, io sono Lino Monopoli, sono un artista nato nell'83 con disegno, piccole sculture fatte in rame e in stagno e poi pian piano sono uscito dai bozzetti piccoli e in pratica sono uscito e ho cercato i volumi. I volumi sono stati in un primo tempo in stagno e poi da lì sono passato al legno, alla pietra, al ferro, al bronzo, tutti i materiali che servivano per dare plasticità e cose. Mentre in questa opera ho cercato di evidenziare il discorso delle divinità propiziatorie. Questa è la fecondità. Nella fecondità io rappresento una parte quasi ancestrale, quasi presa poi dalle culture passate. Potrebbe essere un'egizia, una peruviana, dove questa potrebbe essere una maternità colombiana o maya. Il tutto come rappresentazione di l'uomo che si rapporta con il Dio che crede e chiede il buon auspicio del tutto, cioè nella ricrescita di questo tipo di vita. In questa fase ho giocato sul moderno, dove la scultura si proietta verso l'altro e prende l'energia dall'altro, la trasferisce dentro questa linea, penetra nel corpo della donna, dove ci sarà il futuro nascituro, e poi scende e va verso la terra, perché la terra deve essere fertile. Quindi tutto il meccanismo della scultura è approntato a una ripresa di questa vita difficile, soprattutto nelle grandi città dove si vive proprio a fatica, dove vedi ormai quasi potenzialmente persone e persone che vanno a cercare il pane quotidiano per sopravvivere. Sono Donato Linstrata, scultore, qui a Livigno ho avuto delle presenze diverse, partendo da Pietrarte fino a Fieno, Fienarte. L'anno scorso ho realizzato l'opera per la famiglia Giacomelli, Hotel Concordia. Invece oggi sono qui per realizzare, ho realizzato un'opera scultorea, un totem e un simposio di scultura. E la mia scultura è lignea soprattutto, ha un modulo che va in verticale dove ci sono delle presenze, delle simbologie, dei volumi, che delle maschere non definite. È una scultura che fa pensare, è nata nel contemporaneo e sono presente come artista tra gli artisti italiani del Novecento, anche nella storia dell'arte italiana di Genova per generazioni. Sono stato invitato da Sgarbi per realizzare e partecipare alla Biennale, la 54esima Biennale di Venezia. Ma ho scoperto che questa terra è meravigliosa. Sono incazzatissimo per le piogge che continuano a cadere e ci bloccano, però fa parte della storia del verde, della montagna, la bellezza, la dolcezza, l'arrabbiatura della montagna. Livigno per me è stato un punto d'incontro con l'Entart e ho messo fuori le mie energie attraverso la pietra, Pietrarte, Fienarte, Art in Ice, e oggi qui a realizzare la vera scultura, che ho fatto un totem che fa parte della mia storia, quella storia primitiva, arcaica. Ecco il colore, geranio. Sono Vania Cusini, lavoro e vivo a Livigno,
È da anni che lavoro con l'arte, quindi provengo da uno studio accademico, ho fatto l'Accademia Belle Arti, Pittura e Restauro e poi ho lavorato come restauratrice e adesso ho ripreso il mio tempo per lavorare, per fare il mio percorso artistico. Soprattutto ultimamente sto lavorando sul concetto della carta, libro, le storie sedimentate e la carta che proviene dal legno, quindi le radici. Vania Cusini è un'artista a tutti gli effetti, e questa è la grande differenza col mondo dell'artigianato. Vania Cusini è una scultrice, è un'artista, il suo lavoro è molto coerente e negli ultimi anni lo è diventato sempre più. A lei interessa sviscerare un argomento, in questo caso le parole, i libri, l'equilibrio che c'è fra una parola detta e una parola sussurrata, fra una parola scritta e una parola immaginata. Ci sarà anche la sua mostra personale all'interno dell'atelier che io invito a vedere, perché si scoprirà una Vania Cusini diversa, una Vania Cusini veramente artista, veramente inserita in un contesto proprio anche di contemporaneità dell'arte. Per Wooden Art prima edizione ho pensato di proseguire il mio percorso artistico e ho realizzato questi equilibri di libri, libri che hanno delle storie diverse e pur avendo storie diverse riescono a convivere tra di loro. Senza dimenticare queste pagine stratigrafiche, ogni pagina racconta una storia. Wooden Art è situato vicino al mio atelier d'arte, è un piccolo atelier, un piccolo spazio dove c'è dell'arte, dove anche la gente, il pubblico può venire a trovarmi, a scambiare due chiacchiere e vedere dell'arte. Wooden Art è nato con mia sorella Nada, lei che voleva qualcosa artistico vicino alla sua abitazione e io invece avevo una voglia di lavorare insieme agli artisti, quindi dare la possibilità ad altri artisti di lavorare insieme e io lavorare con loro. E il simposio è proprio questo, il fatto di convivere, di condividere e di parlare d'arte. Quale abbiamo scelto? E abbiamo scelto questo di Vania. Abbiamo scelto Vania, ma non con il rischio. Con il rischio di essere tacciati di campanilismo, ma francamente ci sentiamo liberi da questa cosa. La troviamo un'opera completa da tutti questi punti di vista, rispetto all'originalità, la coerenza rispetto al suo tema, al suo lavoro e anche rispetto alla contemporaneità. No, ci sono rimasta male, perché non volevo, stranamente, ma non volevo vincere.
Grazie.